Andrea Milardi, che con Sandro Giovannelli è stato colui che, guardando lontano, ha capito che lo sport a Rieti poteva dare risposte molto significative. Andrea, che emozioni dopo tutti questi anni? No, la grande emozione oggi è aver portato tutti quei giovani alla sfilata, quella è stata la cosa più importante. Siamo tornati a coinvolgere i giovani e questo è il più bel segreto della manifestazione, che ci darà grandi risultati sul piano della frequenza Guido Baldi. E io, Andrea, me lo ricordo. Io ero giovanissimo e lui con i giovani da sempre giocava. Ricordo che cercavi di allenare una improbabile squadra di calcio estemporanea. Avevi cominciato da lontano, ma poi quando hai capito che si poteva andare oltre e che il sogno poteva appartenere a Rieti? Quando la scuola ci ha seguito. Se la scuola ci dà il suo seguito, riusciamo a ottenere risultati. Ti ci piace ricordare questo nome che per noi è proprio, fa parte della nostra vita, Campo Scuola, e mi piace ricordare anche che Raul Guidobaldi era il mio insegnante di educazione fisica, insomma, quindi nel segno della scuola. Certo, no, adesso quello che diceva l'assessore si è trasformato in camminare, correre, saltare e lanciare, camminare perché non sanno più nemmeno camminare, è questo perché perdiamo in tutti gli sport. E la scuola, dobbiamo ricominciare dalla scuola? Sì, dobbiamo fare l'educazione fisica nella scuola primaria, prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare. Terza, quarta e quinta superiore la facciano volontaria, volontaria. E chi la vuol fare la fa, perdiamo tempo e basta. Oggi Andrea Milardi, delegato CONI, con quale spirito e con quali auspici? Ma io mi sento, sono stato sempre vicino a tutti gli sport, vengo dal calcio, solo che a casa non me lo fecero fare. Mi dissero, no, tu non puoi fare calcio, non ho capito perché, da 14 anni ho fatto Rieti Olimpia, giocavo nell'Olimpia e poi mi ricordo che Mario Allegri marca quello e mi fece gol perché io mi spinsi in avanti, fu una delusione, però fare un derby Rieti Olimpia a 14 anni fu un grande risultato.